Bentornati di nuovo in campagna. Oggi la famiglia si allarga, infatti adesso andremo a piantare dei giovani ulivi. Ah, buongiorno. Ciao. Ok, prima cosa facciamo il fosso per le piante, quindi... One eternity later. Ok, a via di pene, imbrogli, di sassi. Sassi! E quant'altro, terra umida, abbiamo fatto il fosso. Quindi adesso andiamo a piantare l'albero. Prima cosa, togliamolo dal vaso. Seconda cosa, con un coltello andiamo a fare delle aperture qui nella terra, così poi le radici possono espandersi meglio. L'andiamo a mettere più dritto possibile all'interno del fosso e poi iniziamo a mettere di nuovo la terra all'interno del fosso. Tutto a girare, così andiamo a riempire. Altra cosa importante è quella di battere con i piedi attorno all'alberello, così compattiamo la terra e gli togliamo l'aria. Adesso andiamo a sostituire questa cannetta qui, questa che gli dà il sostegno, con una un po' più grossa. Ovviamente tutto questo lavoro io non lo sto facendo da solo, c'è sempre il capomastro Rocco G che mi sta dando una mano, anzi mi sta aiutando e indicando quello che devo andare a fare. Poi io lo faccio male, ma lo faccio. Qui andiamo a spuntare le punte. Prima o poi anche Rocco G si aprirà un canale. Direttamente lui, spiega direttamente lui le cose. Andiamo ora a mettere l'ovatta perché serve al lupo di notte a non salire sulla pianta e mangiarsi le foglie. Quindi con questo ovatta qui lui non riesce a salire. Per ultimo, ma non meno importante, dopo aver piantato le piante, è buono dargli un bel po' d'acqua, almeno così, dato che sono stressate, tornano rilassate, belle tranquille. Come vedete abbiamo fatto anche la conca qui, perché almeno così l'acqua, per il momento che sono piccole, resta tutta qua e non si disperde. Allora, questa pianta che ho annaffiato adesso, si vede? Si vede? Lei? Già c'è fatto l'impianto di irrigazione, invece le altre sono dall'altra parte della campagna, dopo il laghetto. Aspetta che passo qui tra le piante, qui c'è la piccola pianta di melograni, con i melograni. Poi faremo un video anche su di loro, non ne so nulla, mi informerò, però ci stanno e crescono senza avergli fatto nulla. Quindi vi dicevo, da questa parte ci sono tutti gli ulivi, c'è già l'impianto di irrigazione, lì c'è Rocco G. Dall'altra parte, dopo il laghetto, abbiamo piantato i 6 ulivi giovani, quindi lì l'impianto di irrigazione non c'è, quindi lo faremo poi insieme. Ovviamente, se vi è piaciuto il video, al solito, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento anche per dare qualche parere, se volete vedere video diversi, se volete chiedermi qualcosa, condividete il video, fa piacere, non vi costa nulla e fa piacere. Quindi ci vediamo alla prossima. La prossima mi sa che siamo vicini alla raccolta delle olive, più o meno ci siamo. Ciao.